Cari amici di Milan 1, come vedete a fianco a me, insieme a me, Emma Di Bella ha scritto il libro che tutti quanti ormai conoscete, però facciamo questa piccola intervista, questo angolo prima di Natale, perché è uscito anche in versione inglese. Intanto, Emma, come va? Bene, bene Catania. Paolo, grazie, grazie per questo tempo, grazie per il tuo tempo e per tutto il lavoro che fai sempre con il dottor Mozzi, lo sai che ti ringrazio sempre. Ci mancherebbe, per me è un piacere e quindi è anche giusto ritagliarsi questi minuti insieme a te perché comunque ci aiuti e quindi cerchiamo di aiutarsi uno Che poi all'altro a mi vicenda. aiuta tanto, certo, sì, E vabbè, ok, siamo una squadra, no? Come dico sempre, siamo una squadra, tutti insieme facciamo una bella forza, da soli non si fa niente, se invece ci si mette tutti insieme le cose possono anche magari cambiare. assolutamente. Emma, è uscito appunto il libro anche in versione inglese. Come sta Sì. andando la cosa? Guarda, ce l'ho anch'io qua il tuo Tu ce l'hai in libro. italiano, però. Sì, ce l'ho in italiano, l'ho letto anche ben 2 volte, quindi perché sai che le cose le leggi una volta e va bene, ma la seconda poi cogli anche delle piccole sfumature che magari non pigli e non leggi la prima volta. Certo, poi magari ovviamente ci conosciuti insomma a settembre, quindi giustamente rivedi un pochino, no? La Carmelo, io, un po' tutta la Sì. situazione. Bene, ma dimmi, no, ma tu non mi hai detto, ma dimmi tu cosa ne pensi del mio libro? Il tuo libro è bello, voglio dire, se ti dico che l'ho letto 2 volte è perché qualcosa serve, mi è piaciuto, se no non leggo 2 volte la stessa cosa. Non è... Il libro è bello, secondo me, dà tanti spunti di riflessione, cioè su qualche cosa che magari può scattare, perché non è sempre facile fare una dieta. È difficile fare la dieta Certo che è difficile. Poi e questa cosa. anche scegliere di non mangiare più certe cose. Certo, assolutamente, perché qui ovviamente tutto ciò che c'è, no, nella nostra cucina italiana, tutta da nord a sud, soprattutto i dolci, la gastronomia, la tavola calda, no, che abbiamo qui, e, insomma, doverne farne a meno, insomma, non è che, però si può fare perché bisogna prima di tutto pensare alla salute, che è la cosa principale, perché ragazzi, non ci sono soldi, nessun soldo in questo pianeta riesce a comprare la salute. Quindi una volta che la perdiamo, abbiamo una strada che ci ha dato il dottor Mozzi, che ovviamente io ho seguito, avete visto un po' tutti i risultati, ci sono, e basta impegno, volontà e quell'amore verso se stessi e verso gli altri, Paolo. Perché io credo anche che sia un dovere morale anche verso chi ci sta attorno, no? Perché quando tu stai male, vuoi o non vuoi, costringi la moglie, i figli, la mamma, la famiglia tutta, tutto l'entourage. Insomma, situazioni che non sono fantastiche, diciamolo, no? Quando invece è più bello vedersi in famiglia, quando si sta bene, stiamo tutti bene, cioè noi non è anche un raffreddore, prendiamo più da 4 anni, voglio dire, no? Quindi siamo contenti ed è una responsabilità che abbiamo tutti verso anche i confronti delle nostre famiglie, dei nostri amici, no? Perché non è bello rimandare l'invito perché stai male. No? O non è bello non poter andare a lavorare perché si sta male, o no? Cioè, ci sono delle cose che noi eliminando alcuni cibi possiamo risolvere e quindi Certo. perché no? Bisogna farlo, bisogna farlo, è giusto. Poi più che altro, secondo me, bisogna guardare in futuro, perché Certo. quando poi si è giovani, certe cose passano e vanno, però poi magari pian piano che l'età avanza, poi a 60, 70, anche 80, certi Certo, malanni... ma Paolo, guarda, il mio corpo si è intossicato e mi ha detto basta, come sai, quando avevo 36 anni, cioè un'età, voglio dire, relativamente, cioè ancora ero giovane, non è che ero proprio così in geriatria, no? Quindi, cioè, Sì. 36 anni ancora sei giovane, non ti aspetti mai una cosa del genere, però effettivamente ho capito, sto vedendo che tanta gente si ammala circa a quell'età. Quindi sulla trentina già c'è tanta gente che ha problemi, anche problemi più grossi, no? Se vogliamo, di quelli dei miei. Quindi perché no? Cioè il dottore ci ha dato una via che fondamentalmente è quella di levare il glutine che non mangiano 2 miliardi di persone, i latticini che non mangiano 2 miliardi di persone, che parliamo tutto l'Oriente, no? Il maiale che altri 2 miliardi tra ebrei e musulmani non lo mangiano. E beh, ma ci sarà un motivo, non è il discorso religione, è perché fa male. E ovviamente poi lui ci dice di non mangiare cibi processati.
Quindi ragazzi, tutti lavoriamo, tutti studiamo, siamo impegnati, ma non è che non abbiamo 2 minuti per fare un filetto arrosto, un pesce al forno e una verdura. Dai, finiamola. Cioè, il tempo lo si trova in qualche modo, no? Quindi, sai, eliminando tutta una serie di cibi, poi comunque si apre. Anche tu fai la dieta ormai da tempo, quindi anche tu lo sai che giustamente... Sì, poi mi dicono, alcuni che mi scrivono mi dicono, ma non si vede tutto quanto. Non è che... No, allora, devo essere onesto, qualche sgarro ce l'ho e tutto quanto, sì. Ma Paolo, sto più attento. Guarda Paolo, lo sgarro, soprattutto all'inizio, perché come io scrivo nel libro, all'inizio io avevo quella tentazione, quindi magari una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, mi andavo a mangiare la graffetta, la famosa graffa siciliana, però posso dirti che dopo 4 anni ora, cioè io non mi vado a cercare più niente, cioè non mi interessa più, già per me lo sgarro sono i dolci nostri consentiti con le nostre farine, già quello per me è sgarro, per dirti, che poi sono buonissimi, no? Lo sappiamo. Sì, sì. Io come ti ho detto prima di fare il collegamento, sono andato al fruttarolo, mi ha fatto assaggiare il pan dolce di quinoa, che è buonissimo, ma veramente non l'avevo mai assaggiato. Sì, quindi... sì, no, è buonissimo il pan dolce, sì, sì, sì. Poi lui vende cose e prodotti buonissimi, Matteo è troppo simpatico, e anche io ho preso tante cose, sono buone, devo dire lo consiglio assolutamente. E poi tu tante cose le fai, eh? Eh beh sì, tante cose so... io me le faccio grazie alla mia Sara, che bacio, e prima i libri del dottor Mozzi, ovviamente per avere le basi, e poi il blog, insomma i corsi di Sara che sono fantastici, impari una cucina di un certo livello, perché poi Paolo sai purtroppo in rete girano alcune ricette che non è che siano fantastiche, no? Né a livello di sapore né a livello di abbinamento. Non lo so. Mentre lei è una persona esperta che ti sa calibrare una ricetta che io, guarda, la faccio mangiare ad amici e parenti che non seguono la dieta, ma mi chiedono il bis, il tris, cioè... No, riesco a farli mangiare, grazie sempre alla mia Sara, la adoro. Quella l'ho sempre, sempre, la nomino sempre. Lei ti avrà dato le ricette, però tu sei capace a farle, perché io... In prima persona sono venuto lì a Catania, sono stato ospite con una cena e ho mangiato divinamente, quindi voglio dire, bisogna essere anche capaci di mettere in pratica quelle cose che sono scritte. Guarda, sì Paolo, questo sì, ma questo io lo devo a mia madre, perché mia madre è sempre stata una cuoca, come scrivo anche nel libro, abbastanza così sopraffina, tra virgolette, lei aveva queste enciclopedie fantastiche che... dove ovviamente la domenica lei si dilettava e allora ci faceva tutti i piatti sfiziosi, buoni, mentre durante la settimana c'era mia nonna, poverina, che proprio lei invece odiava cucinare e noi dovevamo mangiare quelle cose che preparava lei, che non erano fantastiche, no? Quindi viva la domenica, quando c'era la mamma. No, a noi piace un po' a tutti cucinare, mia sorella pure è brava, no, ci piace, è una cosa che facciamo con piacere. E quindi sì, quindi poi alla fine Sara... mi dà lo spunto e mi insegna, perché poi nel suo blog lei ti spiega, è una miriade di informazioni, qualcosa di troppo bello, professionale, fatto bene, e quindi riesce a mangiare, cioè dire non mi manca niente, se voglio una cosa so che nel blog di Sara c'è o nei suoi videocorsi, e quindi ve la vado a preparare, lo sai, si mangia bene. Sì, certo. Certo. Senti, qui andiamo verso il Natale e ovviamente consigliamo un acquisto per un regalo di Natale, che è un bellissimo libro, che è il tuo libro. E guarda, ora se uno avesse voglia. Due, certo. Versione italiana, versione inglese. Questo è in italiano e questo qui è in inglese. Sì, Paolo, l'ho voluto fare anche in inglese perché in realtà ho avuto tanta richiesta. E quindi una volta che la gente me l'ha chiesto, perlomeno sai l'inglese, la lingua, no? Che si parla ovunque, tutti lo sanno leggere, e devo dire l'ho immesso nel mercato proprio da poco, pochissimo tempo, pochi giorni, e sono contenta, ringrazio tutti i collaboratori ovviamente che hanno partecipato e sono felice. Speriamo che vada bene anche questo, perché quello in italiano sta andando bene, sono tantissime copie per una che non è nessuno, no? Non è che sono una scrittrice, voglio dire, non ho neanche adesso... la scrittrice alle spalle. Prima no, non eri una scrittrice, però adesso hai fatto un libro e quindi chi ha fatto un libro adesso sei una scrittrice. Ma no, ma sarò più un autore, un'autrice sì, magari. Sì, va bene, vabbè, certo. Tu hai raccontato la tua storia, la tua esperienza viva, vera, messa comunque a disposizione di tutti, è una biografia. Quindi
Perché no? È piacevole, è un libro piacevole e quindi ci può essere che tanta gente magari abbia voglia di prenderlo e dire mi faccio una lettura sana, leggera, comunque Simpatica. imparo qualcosa. Imparo qualcosa, sempre si impara qualcosa, da Certo, sempre, dai. e poi sai Paolo, tanta gente, ma tutti quelli che mi scrivono e mi chiamano giustamente per il libro, per dei consigli, mi dicono proprio che lo trovano proprio motivante. Proprio che grazie a questo libro poi hanno deciso subito, no, di fare questa dieta che magari già la conoscevano o avevano iniziato a fare, che però poi si perdevano strada facendo un po', perché insomma non è facile, la gente ha bisogno veramente di avere un appiglio, un qualcosa su cui aggrapparsi. Allora quando vi dicono che grazie alla lettura del mio libro stanno seguendo bene la dieta, non pensano più, no, neanche gli sgarri, tanta gente sta meglio. E ovviamente questa è la cosa che mi rende veramente felice, perché boh, di certo non me l'aspettavo, lo sappiamo, cioè è stato così, no? Io ho detto, bah, facciamolo, e invece mi rendo conto che tanta gente mi ringrazia perché gli è servito e sono felice. Ovviamente io devo tutto ciò a ciò che ci ha insegnato il nostro maestro, il dottor Mozzi, che amo alla follia, alla follia. Se ti sente tuo marito, meno male che non ci sente, No, dai. mio marito lo sa, mio marito lo sa, quando c'è il dottor Mozzi, lui viene dopo. Va bene, va bene. Qualsiasi cosa, no, no, di lui non è geloso, di lui, forse di Martino No, un lo po' così, so. forse di Martino un po' così, Martino è bello, è giovane, ma di lui, Va bene, ma del va dottor bene. Mozzi, ma anche Ok. lui gli vuole tanto bene, perché sta meglio Sì. anche lui, è guarito anche lui da tante cose, quindi... Dai, è proprio un affetto, proprio, non lo so, tipo da nipote, da figlia, non lo so. Certo. Vabbè, ma sai che io cerco anche sempre un po' di scherzare un pochettino, Ma perché certo. No, no. la vita deve essere anche un po' felice, perché se no già sono due anni e passa di questo Covid che non ce la facciamo più, devo essere Ma guarda, Paolo, io sono una persona sempre, sempre, sempre rivolta all'ottimismo, no? Io vivo di entusiasmo, di ottimismo. E io in questi 2 anni, anche se capisco, so perfettamente che non sono stati gli anni, no, più fantastici della nostra epoca, ho 43 anni, però io da questi 2 anni, Paolo, non mi sono stata lì a frignare, a lamentarmi. Cioè, io ho fatto qualcosa in questi 2 anni, no? E quindi fra l'uscita del libro e la cosa più importante, la decisione più importante è stata quella dell'università, che con questo fatto che, insomma, una, è chiaro che... C'è sempre un virus in giro, quindi isolarsi male non fa. E quindi mentre che sono a casa, sto studiando, lo sai. E sono, ti giuro, sono felicissima di questa cosa e la devo al dottor Mozzi e a tutti i miei lettori, ovviamente. Sono tantissimi che mi hanno dato lo spunto. Cioè, di certo non potevo pensare una cosa del genere, io assolutamente. No, no. Però alla Certo. fine sono felice, sono felicissima. Certo. Senti, chiudiamo questi minuti con un po' di Natale. Cosa fai da mangiare a Natale? Questa è una bella domanda. Io ho preso in castagna. Ti hai preso in No, casa? quali sono la tradizione di Catania di Natale, cos'è? No, vabbè, allora, la tradizione a casa mia erano le lasagne della mamma, questo arrosto fantastico di manzo, di vitello, di filetto, no? Tutto con tutte le verdure, le cose. Allora, ascolta, la pasta non la farò quest'anno, perché comunque anche se faccio quella di Sara che è fantastica, però con la farina di piselli, poi non posso mangiare il dolce. E allora io preferisco il dolce, invece io non È il sono giorno di fantastico. Natale, dai, un No, io dolce. voglio il dolce e il vino che mi voglio bere. E quindi niente, allora io in realtà ti dico una cosa, la nostra Sara fa da scuola, ovviamente insegna a cucinare, quindi c'è una sua grande allieva, si chiama Ionela, che ha aperto questa bakery da casa e per cui ho ordinato da lei il pandoro, il panettone, i biscotti, i crackers, cioè tutta una serie di cose, quindi sai. Beh, perché Paolo, sto studiando, non ho tantissimo tempo e quindi ho preso da lei, ho comprato da lei, che ora mi devono arrivare dopo il 20. Quindi ecco, per questo sono sistemata. Poi, dopodiché, la mamma la metto a fare l'arrosto, già lei lo sa, poi faremo dei rollè Ok. di tacchino per Carmelo, perché lui ha gruppo A, quindi niente carne rossa, e poi verdure, antipasti, penso alla tartara, ovviamente di carne cruda che io amo. Beh, comunque carne. Allora, noi faremo il 24 sera e il 31 sera pesce crudo.
Bello, lo compro al ristorante, già battuto, non devo cucinare Paolo, mi riposo. Pronto all'uso. Pesce crudo, dolcetto, perché ci sta, e champagnino, quello sì, lo champagne per le feste ci sta. E poi niente, vabbè, c'è la mamma, quindi Paolo le toccherà, farà lei di più, lei farà tanto quest'anno. Va bene. E dai. Poi io preparerò gli antipasti, quindi l'insalata russa, ho dei paninetti, vediamo, di mandorlo, di quinoa, qualcosa di sempre condite, no? con i nostri salumi, quelli che possiamo mangiare, e la maionese, insomma, un po' di così. Ma voi invece che mangiate? Io penso che tu fai il monello. No, non faccio il monello, non lo so ancora cosa faccio, ma lì c'ho mia suocera e mia mamma, anch'io, che ci penseranno loro, quindi alla fine della fiera. Io, guarda, ti dico cosa faccio io. Io faccio un arrosto di tacchino con ripieno di castagne. Io. Buono, ma sai che mai l'ho fatto l'arrosto di tacchino con ripieno? Devo chiedere a Sara, vediamo se c'ha qualche dritta da darmi. Non lo so, non saprei neanche da cominciare. Assolutamente. Va bene. Adesso te lo dico poi quando siamo io e te da soli, qua se stiamo registrando. Se no qua ci dicono, ma che cavolo di trasmissione state facendo, che intervista state facendo? Sono le ricette di Natale, fa piacere. Va bene. Ma è bello farle vedere quando magari si fanno anche. Allora, quando faccio l'arrosto faccio la ripresa, poi te lo pubblico, così almeno tutti quanti lo vedete. Va bene. Emma, io ti ringrazio. Paolo, grazie mille a te. Io ricordo qua, sono i miei libri. Se volete pensare a qualcuno, però solo a chi volete bene, mi raccomando, perché quelli che non volete bene non ne vale la pena, non lo comprate. Solo per le persone alle quali volete bene, fategli questo regalo, perché sicuramente sarà motivante. Poi è disponibile anche con Amazon, no? Quindi alla fine della fiera. Sì, lo compri su Amazon, 2 giorni arriva con Amazon, entrambi, voglio dire, sia quello inglese che quello italiano, 2 giorni arriva. Quindi va vabbè. bene. Sono rapidi. Emma, io ti saluto, ti ringrazio. Allora, grazie mille. Magari ci vediamo dopo Natale. Sarà fatto. Ci sentiamo e ci vediamo dopo Natale, che magari almeno ti dico cosa ho mangiato. Okay? Certo, lo voglio sapere. Va bene. Dai. Ciao, grazie, buona giornata. Paolo, ciao, buona giornata. Ciao, saluta Catania e tutta la Sicilia. Ti aspettiamo ciao. Per l'anno prossimo. Volentieri, quando vuoi. Mi è piaciuta tantissimo la Sicilia.